spesso accade che si riversa negli oceani. Provate ad immaginare un mare pieno di plastica. Come mi fa sentire? Per questo è fondamentale che il New Global Economy Committee. No, basta, ma come si fa a pronunciare una cosa del genere? Katia? Katia, vieni subito qua. Cosa c'è, Gina? Ma stai andando via? Questi contenuti fanno schifo. Mi scrivono sempre cose troppo difficili. Allora, siamo al Teatro dei Servi a Roma con Daniele Esposito, regista e coautore di una commedia esilarante. Di che si tratta? La commedia è Nel corpo di un'altra, che va in scena dal 10 al 15 gennaio qui al Teatro dei Servi. È stata scritta da me e da Annabella Calabrese, e che dirigiamo anche insieme con regia, ed è interpretata da Giovanna Cappuccio, Vincenzo Iantorno e Elena Gurubeva. La commedia parla di uno scambio di corpi tra una influencer di Milano, Ginevra, che è molto attenta al fisico, all'apparenza, e la sua ghostwriter, cioè quella che gli scrive i testi, che è invece una napoletana un po' in sovrappeso, non molto sicura di se stessa, molto negativa, pessimista e depressa. E questo scambio di corpo è proprio appunto tra questi due personaggi agli antipodi, proprio porterà una serie di situazioni molto comiche, esileranti, però serve anche un poco a riflettere su quello che è in fondo l'immagine che noi abbiamo di noi stessi e quindi quella che noi proiettiamo poi all'esterno. In fondo Orietta, che è la ghostwriter, è convinta di non essere avvenente, di non piacere, ma non tanto per il suo aspetto fisico, ma proprio perché ha dei traumi che deve superare, dei traumi che vengono ovviamente dall'infanzia. Pronto? Ma che cosa stai combinando, eh? Prima per perdere tutti i miei follower. Senti, io non sono abituata a stare davanti alle telecamere. Io sto facendo del mio meglio. Tu sei riuscita a sentire tuo padre? No, c'è sempre il cellulare spento. Oppure gli provate con ferro vecchio qua, ma guarda che non vuole collaborare. Che vecchio sua sorella. Quindi si parla di tecnologia, si parla di smartphone, si parla di social network. Sì, decisamente, senza spoilerare troppo quello che è lo spettacolo. Dai, ma perché non ti trovi una più bella ragazza? Ma l'hai visto? Certo che t'ho visto, super manzetto, te l'ho detto pure prima.